Ed eccoci con dei fiori finti che trasformeremo in vere e proprie opere. Procuratevene un po', e vanno bene anche fiori presi dai cinesi dove costano molto poco. Questi mazzetti li ho pagati circa 3 euro, 3,5 euro. Sono smontabili, per cui togliete il picciolo dietro che è di plastica e vedrete che sono dei dischi sovrapposti. Abbiamo bisogno di smontarli quelli più complessi per un buon lavoro. Ora prendiamo vinavil, pennello e acqua. La quantità è di circa metà vinavil e metà acqua, però potete andare ad occhio, più vinavil, meno vinavil, non ha una grossa importanza, l'importante è che venga un composto mescolabile e abbastanza liquido. Prendiamo un bel pezzo di carta e cominciamo a spennellare con questo composto di vinavil e acqua i nostri fiorellini. Questo è quello smontato, quindi tolto il picciolo, vedete che è a strati ed è un lavoro che vi consiglio di fare perché la colla vada veramente ovunque. Potete puntare con un po' di vinavil il centro, così ricomporrete il fiore perfettamente. Importantissimo fare questo passaggio con tutti i nostri fiori, altrimenti non verrebbe mai fuori un buon lavoro. Ecco, questo è un dettaglio. Se volete creare ad esempio un portalumino, c'è la necessità di dare un po' di forma alla parte interna del nostro fiore, quindi prendete un portalumino vuoto, pieno, e con un elastico, un filo, gli darete una buona forma, lo lasciate asciugare per bene e sarà molto più semplice poi la gessatura del fiore stesso. Allora, questa diciamo tecnica che utilizziamo con tutti i nostri fiori, adesso lo facciamo con la rosa, possiamo farlo veramente anche con le foglie, è una tecnica che io ho sperimentato semplicemente perché provando a immergere questi fiori direttamente nel composto di acqua e gesso o acqua e polvere di ceramica, è indifferente, e non venivano molto brutti, si staccavano dei pezzi, diventavano deformi e non potevamo dargli la forma in nessun modo. Per cui ho cercato di capire come poterli diciamo mantenere in forma, e questo è il trucco. Passando al lato pratico, dobbiamo utilizzare del gesso e dell'intonaco, oppure se volete utilizzate solo gesso o solo polvere di ceramica. Io mi sono trovata bene con un composto di metà gesso e metà intonaco che ha una componente collosa. Si mescolano insieme a una parte di acqua, dunque sono due parti di polvere circa per una parte di acqua, ma voi dovete cercare di ottenere un composto abbastanza fluido, quindi se per l'umidità della vostra stanza o per mille motivi non si formano grumi, non è abbastanza fluido, aggiungete acqua senza problemi. E, ripeto, gesso, polvere di ceramica, va bene assolutamente tutto. Diciamo che è chiaro che la polvere di ceramica dà un effetto più levigato, il gesso forse leggermente più grezzo, ma vengono entrambi bene. E io vi consiglio anche un po' di intonaco dentro perché secondo me tiene di più la forma e la collatura del fiore stesso. E mescolate molto molto bene perché deve essere un composto omogeneo e fluido, quindi perdete pure un paio di minuti per mescolare e battere un po' questo composto per far salire le bolle di aria che si formano inevitabilmente. E quando vi sembra che il composto sia adeguato, proteggendo un momento il tavolo con un pezzo di carta, con qualsiasi cosa, con un foglio di giornale, preparatevi all'immersione dei fiori precedentemente incollati, ok? Aspettate una notte intera vicino a un termo prima di fare questa operazione. Prima acqua e vinavil, poi la gessatura. Questi hanno riposato una buona notte e sono al tatto abbastanza rigidi. Si immergono all'interno di una ciotola abbastanza capiente che contiene il gesso con l'acqua e si sistemano in una carta forno o in una stagnola il meglio possibile, no? Perché è chiaro che se li appoggiate di lato il peso del gesso li farà
li schiaccerà leggermente. L'ideale sarebbe con una mollettina e un filo, un po' come con la biancheria, appendere tutte le vostre roselline, però non è possibile farlo per tutti perché non sono tutte rose. Ecco, l'immersione deve essere lenta, dovete fare in modo che questo fluido di gesso vada molto bene, diciamo, in tutti gli interstizi della rosa, quindi con lentezza 2 o 3 volte, avendo cura di rimuovere l'eccesso, perché non si formino antiestetiche bolle, grumi, ecco, e poi lo poggiate nel migliore dei modi. Ripeto, una molletta su un foglio di carta forno, ma magari messo da un lato, come meglio credete, ad asciugare. Questo può asciugare sia vicino a una fonte di calore che non, è indifferente. Non preoccupatevi se li vedete molto grigi, ma questa è una cosa tipica delle polveri di gesso. Poi, quando saranno asciutti completamente, dopo anche un paio di giorni, vedrete che diventeranno molto più bianchi. In ogni caso, poi con uno spray, perché a pennello è più difficile, potrete sempre colorarli. Per la mia esperienza, si possono fare mille cose con questi fiori una volta, diciamo, finiti. Con questi tondi arancioni, ad esempio, si possono fare questi portalumini, no? Mettendo la candelina nel mezzo, e diventa proprio un oggetto, di decoro per la vostra casa, o anche un pensiero, un regalo, una bomboniera. È la fantasia vostra. Mentre le rose, ho visto fare delle cornici intere con delle rose, ci proverò anch'io, cornici di specchi o delle decorazioni appunto a rosa per i barattoli, per i tappi dei barattoli. Sono veramente molto belle perché sembrano quelle ceramiche, no? Così di un tempo, però con un tocco un po' più moderno. Questa foglia, osservate, è la prova di come senza colla vinilica il risultato sia pessimo. Io la immergo e non tiene, non regge, ecco, esce tutta cartocciata, quindi solo aprendola con le mani perde gesso. È un risultato, l'ho fatta asciugare lo stesso, ma si è completamente scrostata. Quindi seguite il mio consiglio perché è una cosa che su Pinterest, dove voi vedete questi lavoretti, nessuno vi spiega. Voi fate la prova, non vi riesce e abbandonate il tutto. Io ho fatto come voi, però mi sono intestardita e ho detto: beh, se c'è riuscito qualcuno, ci devo riuscire anch'io. E così è il tutto. Siamo arrivati alla fine del tutorial e queste sono delle idee, ecco, ad esempio su una confezione di un panettone artigianale, metterci questa rosellina. Ora queste sono proprio in gesso puro, ma potete colorarle. Queste già dopo un paio di giorni sono diventate molto più chiare, come vedete, e sono al tatto proprio come se fossero di porcellana, ecco, di ceramica. Un'idea per un tappo di un vaso, una composizione con questi più piccolini, un portalumino. Sono veramente tante le idee che potete realizzare. Io mi auguro che sia stato tutto più che chiaro. Se ci sono domande, mettetele pure nei commenti, vi risponderò. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale perché arriveranno sicuramente altri tutorial di questo genere. Grazie a tutti e ciao!